Una visita nel segno della testimonianza di Cristo. Papa Francesco riprende le visite alle parrocchie romane dopo la pausa dell'anno giubilare da Santa Maria a Sette Ville di Guidonia. Subito incontra privatamente il viceparroco Don Giuseppe Berardino, da 2 anni malato di SLA e impossibilitato a muoversi autonomamente. Tocca con mano il frutto della sua opera parlando con i ragazzi del post-cresima che, proprio con Don Giuseppe, hanno cominciato anni fa il loro percorso. Il pontefice, rispondendo ad uno dei giovani, si sofferma sul significato della testimonianza come esempio di vita. Io posso parlare del Signore, ma se io non con la mia vita non parlo dando testimonianza, come tu hai detto, con la propria vita, non serve. Ma padre, io sono cristiano e parlo dal Signore, sì, ma tu sei cristiano pappagallo, soltanto di qua. Pura parole, parole, parole. Ti ricordi quella canzone? No, voi no, siete giovani. Eh? Sì? Parole, parole, parole. E niente di più. La testimonianza cristiana si fa con la parola, con il cuore e con le mani. Esorta quindi i fedeli, animati in parrocchia da 8 comunità neocatecumenali, ad ascoltare, andare incontro, chiedere perdono e perdonare, compiere opere di misericordia con malati, carcerati e poveri, e avere fede vivendola e dimostrando coi fatti quanto sia importante. Non si deve spiegare. Sentite bene questo. Se tu hai un amico, un'amica che non crede, tu non devi dire, ma tu devi credere per questo, spiegarle tutte le cose. Questo non si deve fare. Questo si chiama proselitismo. E i cristiani non dobbiamo fare proselitismo. Cosa si deve fare? Se io non posso spiegare, cosa devo fare? Vivere in tal modo che sia lui o lei a chiedermi perché tu vivi così, perché tu hai fatto questo, e lì sì, spiegare. Racconta di aver camminato a volte nel buio della fede. Ci sono giorni in cui non si vede, spiega, ma poi con l'aiuto del Signore si ritrova. Abbraccia i malati assicurando loro la vicinanza di Gesù e incontra i genitori dei 45 bambini della zona battezzati nel corso dell'anno. Quindi, introdotti dal parroco, Don Luigi Tedoldi, conosce i collaboratori della pastorale. Dopo aver confessato 4 persone nell'omelia della messa, Francesco torna ad invitare a dare testimonianza di Cristo, ma una parrocchia, sottolinea, è incapace di farlo se permette che al proprio interno si insinuino le chiacchiere. Volete una parrocchia perfetta? Niente chiacchiere, niente. Se tu hai qualcosa contro di uno, vai a dirla in faccia o dirla al parroco, ma no fra voi. Questo è il segno che lo Spirito Santo è in una parrocchia. Gli altri peccati tutti li abbiamo. C'è una collezione di peccati. Uno prende questo, uno prende quell'altro, ma tutti siamo peccatori. Ma quello che distrugge, come il tarlo, una comunità, sono le chiacchiere.